L'amministrazione Bitonci ventila l'ipotesi di mettere in vendita una parte di Piazzale Boschetti. Come l'opposizione e la minoranza ha accolto tale decisione? Ma diciamo che è una ipotesi molto concreta e contenuta all'interno della delibera del bilancio e l'alienazione di una porzione dell'area del Boschetti, quella dove ci sono in buona sostanza le palazzine Liberty, quelle più un'altra area. Secondo noi è una scelta intanto frettolosa, quella è un'area su cui si è discusso molto, ci si è anche divisi in città e quindi sarebbe opportuno che la nuova amministrazione aprisse un dibattito con i cittadini, con le associazioni, prima di andare a definire una destinazione. Invece lo fa senza aver convocato neanche una commissione. L'idea è quella di vendere ai privati una parte importante dell'area che garantisce anche una cubatura di 34.000 metri cubi di direzionale. Questo vuol dire che si dà intanto al privato un'area di grande pregio della città e tra l'altro si dà la possibilità di svilupparla anche urbanisticamente con il direzionale. Questa secondo noi è una scelta sbagliata, anzitutto di metodo e poi anche di merito. Penso un po' tutti gli interlocutori hanno sempre immaginato in quello spazio lì una funzione civica, chi immaginava l'auditorium, chi poi invece un grande parco verde con funzioni civiche in quegli edifici. Oggi invece tutte queste ipotesi e questo dibattito che potrebbe un po' riprendere per scegliere una destinazione magari congeniale per la città invece viene di fatto troncata senza nessun dibattito e noi oggi votando il bilancio votiamo anche la variante urbanistica in completo diciamo, silenzio con un colpo di mano dell'amministrazione.